La Voce 24 News. Vallo della Lucania, Salerno. Il 19 maggio raccolta straordinaria di sangue con l'Associazione Donatori Volontari, presso il San Luca. Campania. È bagarre politica tra Matteo Salvini, segretario della Lega, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Vallo di Diano, Salerno. All'ospedale di Polla mancano infermieri e OSS, la CISL chiede incontro urgente con le direzioni. Salerno. La provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. Sapri, Salerno. È stata presentata lo scorso sabato a Sapri la neonata Accademia dei Linguaggi. Palinuro, Salerno. L'amministrazione comunale di Centola, con FIAB Camerota Cilento in bici, organizza Bimbim Bici, una pedalata aperta a tutti, bambini, famiglie e adulti. Alto Tirreno Cosentino, Cosenza. Finalmente si può predisporre la gara per i lavori per il parco archeologico. Campania News. Vallo della Lucania, Salerno. Il 19 maggio raccolta straordinaria di sangue con l'Associazione Donatori Volontari, presso il centro trasfusionale dell'ospedale San Luca. Si potrà donare il sangue dalle 8.30 alle 13, è comunque possibile effettuare donazioni dal lunedì al sabato, allo stesso orario, sempre presso il centro dell'ospedale vallese. Si ricorda che per poter donare bisogna essere maggiorenni, godere di un buono stato di salute e presentarsi a digiuno oppure dopo aver fatto una leggera prima colazione, evitando latte e derivati. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'associazione telefonando ai numeri 0974 711 258 393 873 9392. Campania. È bagarre politica tra Matteo Salvini, segretario della Lega, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania che ormai da mesi lotta contro l'autonomia differenziata così come voluta dal governo Meloni. Risuonano con forza le dichiarazioni del leader del Carroccio rivolte proprio al presidente campano, il quale ha di recente ribadito che con l'autonomia il Sud è morto. Vincenzo De Luca ha paura perché con l'autonomia perde la maschera, e se le cose non funzionano a Napoli o a Salerno non è colpa della sfortuna, dell'oroscopo o di Salvini, ma è colpa sua che non sa fare il suo lavoro. Se le cose oggi non funzionano a Napoli o a Caserta non è colpa di Salvini, ma di chi governa a Napoli o a Salerno da decenni, attacca il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli unici che hanno paura dell'autonomia sono i politici che da decenni tengono in ostaggio i loro cittadini. De Luca si metta quindi l'anima in pace, si voterà in Campania e finalmente i campani voteranno il cambiamento. Vallo di Diano, Salerno. All'ospedale di Polla mancano infermieri e OSS, la CISL chiede incontro urgente con le direzioni. La richiesta è dei delegati RSA e RSU per la CISL Funzione Pubblica. Il sindacato ha rilevato forte preoccupazione a seguito della carenza di personale nell'erogazione dell'assistenza sanitaria in un territorio che dista da altri presidi ospedalieri almeno 50 km e chiede di voler fare chiarezza ed eventualmente condividere le azioni da mettere in atto, sulla continuità assistenziale e sull'erogazione dei servizi sanitari. La CISL evidenzia una forte carenza di personale di comparto in quasi tutte le unità operative, ma con una criticità in sala operatoria, al pronto soccorso e medicina. Attualmente il personale sta sostenendo turni di 12 ore continuative. Salerno. La provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare nel comune di Sala Consilina. A Sant'Arsenio e Teggiano, sono in corso d'opera i lavori di scarifica e rifacimento della pavimentazione. Nei comuni di Salento e Gioi Cilento proseguono le attività di consolidamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di pali trivellati e successivo rifacimento della pavimentazione. Infine a Felitto sono in corso i lavori di consolidamento del muro in pietra. Sapri, Salerno. È stata presentata lo scorso sabato a Sapri la neonata Accademia dei Linguaggi. Un progetto nato dalla sinergia tra le associazioni Canone Inverso ed Ad Maiora e il sostegno del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro.
Una scuola dove i giovani potranno formarsi e imparare ad usare linguaggi diversi per facilitare il passaggio delle informazioni e acquisire nuove competenze da utilizzare nel mondo del lavoro. Un progetto che gode del patrocinio morale del Comune di Sapri. Palinuro, Salerno. L'amministrazione comunale di Centola, in collaborazione con FIAB Camerota Cilento in Bici, organizza Bim Bim Bici, un'allegra pedalata per le vie di Palinuro, aperta a tutti, bambini, famiglie e adulti. Una pedalata ecologica che celebra la passione per la bicicletta e il rispetto per l'ambiente. L'evento, in programma per il 19 maggio, si inserisce all'interno della manifestazione nazionale Bim Bim Bici, promossa da FIAB con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile e di valorizzare i centri abitati come luoghi vivibili e a misura di persona. Il percorso, adatto a tutti i livelli di preparazione, si snoderà lungo le strade di Palinuro, in un itinerario sicuro presidiato dalla polizia locale e da numerosi volontari. Un'occasione per scoprire le bellezze del paesaggio cilentano e per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. Un percorso sicuro e divertente. Calabria News. Alto Tirreno Cosentino, Cosenza. Acquisiti tutti i pareri necessari, possiamo finalmente predisporre la gara di affidamento dei lavori per il parco archeologico. Il tutto dovrà essere appaltato entro il 30 settembre. Così dalla pagina Facebook del Comune di Tortora. In pochi mesi, quindi, bisognerà dare avvio alle opere di valorizzazione del palecastro. L'ente ha a disposizione 2 milioni di euro, frutto di un finanziamento risalente al 2020. Nelle prossime settimane si provvederà alla pulizia dell'area. Ma la partenza dei lavori nel sito coinciderà anche con l'avvio di un altro progetto, ossia quello della gestione del parco. Come dichiarato da parte del sindaco Iorio, quell'area va costantemente valorizzata, per questo motivo, bisogna pensare al futuro. Il parco archeologico dovrà essere sempre fruibile, accessibile e soprattutto dovrà apportare dei benefici all'ente e alla comunità. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.